Andrà avanti fino a domani a Tito, presso il quartiere fieristico, la 14ª edizione della Fiera Nazionale. Naturalmente Lucano, la vetrina enogastronomica della Basilicata. Un festival del gusto dove poter incontrare produzioni tipiche, arte e folklore, patrocinato dalla Regione Basilicata. È una Basilicata che si racconta e presenta le sue bellezze, le sue caratteristiche, nella sua, tutte le sue peculiarità, che sono quelle dell'artigianato, quelle delle associazioni dei cuochi e quella di tutte le aziende dell'agroalimentare, dei parchi. All'interno della fiera l'evento Caccia, Pesca e Territorio, rivolto a tutti gli operatori e gli appassionati del settore, ma anche agli amanti della natura e dello sport all'aria aperta. Questa di Tito è una vetrina importante? Sicuramente è una vetrina importante e per tutto il centro-sud bisogna ancora potenziarla, anche perché è l'occasione vera per rilanciare l'economia a livello italiano. Particolarmente ricco il programma degli eventi collaterali con fattorie didattiche e turismo venatorio. Domani poi l'iniziativa Cane in Passerella, che premierà gli esemplari migliori classificati nelle categorie cani di razza e metici.